Buongiorno. In questo video e nel prossimo parleremo di OpenCV e del suo utilizzo con Python. In particolare, in questa prima ora un quarto di lezione, il mio obiettivo è quello di farvi un'introduzione a OpenCV e delle sue caratteristiche e il suo utilizzo appunto con Python. Mentre nella seconda ora, nel secondo video, nel video successivo, proveremo a svolgere insieme, in una specie di modalità live coding, tre esercizi, tre esempi di utilizzo di OpenCV in Python, con un'interfaccia grafica, senza un'interfaccia grafica e così via. Partendo ovviamente dalle cose semplici per arrivare a cose un pochino meno semplici. Questi tre esercizi, che ripeto, saranno l'oggetto del prossimo video, che è la naturale continuazione di questo, vi potranno servire come base per il laboratorio 3, che sarà appunto su OpenCV. Nel prossimo video vi farò anche una piccola introduzione al laboratorio, visto che è strettamente correlato con questo argomento. Allora, partiamo da che cos'è OpenCV. Allora, OpenCV è una libreria per la computer vision e per l'image processing. È forse la più famosa e forse la più usata come libreria open source. Ha ovviamente un sito web che è opencv.org, dal quale è possibile, per esempio, dal quale è possibile avere accesso alla documentazione, a dei tutorial, a un forum di domande e risposte, riportare anche dei bug se uno sta lavorando appunto per migliorare OpenCV o più semplicemente, che è quello che poi interessa in maniera maggiore a voi in questo momento, è scaricare OpenCV. Quindi è possibile scaricare la versione per Windows o le versioni sorgenti. Vedremo che nel nostro caso noi non avremo bisogno di scaricare queste, ma potremo installarla direttamente tramite Python, tramite pip. Comunque è anche possibile accedere alla documentazione, al release note, la documentazione che ovviamente ci sarà molto utile, che è divisa in una serie di tutorial per Python, per esempio Core Operation, operazioni base sulle immagini con esempi e quant'altro, e anche una documentazione più generale, per esempio le core functionality, che è appunto una documentazione più dell'API, più delle funzionalità e delle librerie che vengono messe a disposizione. Questa ovviamente è la documentazione che si riferisce alla parte C++ di Python, non alla parte scusate, di OpenCV, non alla parte Python. Però molte delle chiamate, molte delle appunto, molte delle API, molti dei metodi, molti degli argomenti sono o identici o simili o facilmente sovrapponibili. Allora, come vi dicevo, OpenCV è questa libreria open source che ha questo sito, opencv.org, la release, l'ultima stabile, è la 4.2.0, come abbiamo visto sul sito, esiste ovviamente una release più nuova che non è stabile, che è la 4.3. OpenCV è stata originariamente sviluppata da Intel, al momento supporta più di 2500 algoritmi ottimizzati per la computer vision, per l'image processing e quant'altro, e supporta, come immaginerete, come vi ho in parte già anticipato quando abbiamo visto il sito, un mucchio di linguaggi differenti di programmazione. È possibile programmare in C, è possibile utilizzare OpenCV in C++, è possibile utilizzarlo in Python ed è anche possibile utilizzarlo in Java. Però nativamente, attualmente, è scritta nativamente in C++. Quindi la versione Python e la versione Java sono wrapper che utilizzano la versione C++ della libreria.
Quindi quando si chiama un metodo Python o quando si chiama un metodo Java di OpenCV, in realtà sotto il cofano viene eseguito, viene chiamato il corrispondente metodo C++. È una libreria anche cross-platform, in quanto è, oltre ad essere disponibile su computer e su sistemi operativi diversi, da Linux a Mac a Windows, è anche disponibile per Android e per iOS, quindi per un utilizzo nel realizzare applicazioni mobile, quindi nei linguaggi ovviamente che si utilizzano per sviluppare applicazioni in Android e in iOS. Com'è strutturata OpenCV? OpenCV ha una parte di core, una parte appunto fondamentale, che è questo livello azzurro-blu. Questa parte core contiene una serie di contenitori di funzionalità. C'è il contenitore che contiene le funzionalità base, c'è quello che contiene tutte le funzionalità relative all'image processing, c'è il contenitore per tutte le funzionalità di rilevamento degli oggetti e così via. Quindi questo è l'OpenCV, diciamo, standard core forte. Sopra questo OpenCV standard, sopra questo OpenCV che possiamo chiamare core, ci sono gli OpenCV contrib. Gli OpenCV contrib sono funzionalità aggiuntive rispetto al core, che magari sono utili, un face detection, un text analysis, ovviamente partendo da immagini, che costruiscono sopra questa parte core. Questi contributi, questo contrib, vengono proprio chiamati così, contrib, sono tutti contenitori di funzionalità aggiuntive tipicamente supportate dalla comunità o particolarmente innovative o magari non ancora particolarmente stabili, non ancora ampiamente utilizzate, eccetera. E quindi non sono ancora pronti, o magari di nicchia, e quindi non sono ancora pronti in un certo senso per essere inglobati dentro OpenCV core. Però sono ovviamente a disposizione e si possono utilizzare. Sopra questi due livelli ci sono i vari binding, ci sono gli esempi, i tutorial, quindi ci sarà un binding Python, ci sarà una versione Python che utilizzerà la versione C++ per esempio, i metodi di contrib e per i metodi, diciamo, più core di OpenCV. Ovviamente a fianco ai binding ci sono anche gli esempi, i tutorial, la documentazione che si riferiscono a tutti i livelli sottostanti. Infine, sotto tutto questo, c'è quello che viene chiamato OpenCV HAL. Sono tutta una serie di API per accelerare OpenCV su differenti piattaforme. Sono, diciamo così, nella maggior parte dei casi, versioni di questi metodi, di queste funzioni, di queste proprietà, di queste metodologie, di questi processi, specializzati, focalizzati in maniera particolare per queste tecnologie, per esempio per farli funzionare in CUDA, per ottimizzarli in CUDA, in un ambiente CUDA, o per OpenCL, o per SSE. Quindi le versioni, diciamo, normali funzionano in maniera indistinta su diversi sistemi, ma esistono poi delle versioni di queste librerie, di queste funzionalità, di questi contenitori, diciamo, dedicati per ottimizzare le specifiche caratteristiche di tutte queste tecnologie. Una piccola nota sulla parte contrib. Come vi ho detto, la parte contrib sono funzionalità che sono state aggiunte dalla comunità. Una grossa parte di comunità che ha aggiunto queste contrib sono gli studenti, sono le persone che partecipano alle Google Summer of Code. Quindi OpenCV partecipa alle Google Summer of Code per migliorare, per avere persone che vogliono imparare a utilizzare OpenCV, che vogliono imparare a scrivere algoritmi per OpenCV, e quindi si pubblica come un'organizzazione che partecipa alla Google Summer of Code e gli studenti, tipicamente sono studenti, possono partecipare a questa Summer of Code e principalmente contribuire a OpenCV a livello di contrib. Quindi con pacchetti, con appunto questi contenitori per la fotografia computazionale, per il rilevamento di testo. E qualcuno ha fatto anche i binding per MATLAB e i binding per JavaScript con vari miglioramenti anche sul tutorial, sulla documentazione e quant'altro. Quindi su questi livelli un pochino più alti di contributo. Ve lo dico perché qualche anno fa un vostro collega, uno studente di questo corso, ha partecipato
alla Google Summer of Code e ha contribuito a migliorare, in un certo senso, la documentazione, gli esempi, i tutorial relativi alla parte Python di OpenCV. Perché cosa è utilizzata OpenCV? È utilizzata, ovviamente, può essere utilizzata ed è utilizzata per tante cose, tra ovviamente image processing, ovviamente motion tracking, ma può essere utilizzata anche per riconoscere i gesti, per riconoscere i volti, per l'identificazione e il riconoscimento degli oggetti. Ha una grande componente di utilizzo nel mondo, diciamo, per la parte di robotica mobile, quindi permettere ai robot di vedere ed interpretare le immagini che vedono in maniera intelligente, possiamo dire, in maniera con del significato. Ed è usato ovviamente anche per abilitare nuovi o diversi tipi di interazione tra l'essere umano, la persona e un computer in generale che possa avere accesso a una webcam o possa elaborare delle immagini di qualche tipo. Fatemi aprire una parentesi sul perché OpenCV per questo corso. Nei corsi di image processing o nei corsi di computer vision, diciamo iniziali, come questo, in quanto non esiste un corso precedente a questo, potrebbe esistere un corso successivo, ma non uno precedente. Quando questo corso è iniziato col professor Montrucchio, abbiamo cercato di capire che cosa potevamo utilizzare. Allora, in genere, il mondo dei corsi di computer vision e image processing si divide in MATLAB versus OpenCV, e con una grande in realtà propensione verso MATLAB o ambienti analoghi. Noi cosa cercavamo, dato che questo è un corso principalmente alla magistrale di ingegneria informatica? Inizialmente era addirittura al secondo anno di ingegneria informatica della magistrale, quindi quasi verso la fine del percorso. Per alcuni di voi lo è tuttora, in quanto quest'anno è metà offerto per i corsi come primo anno e per l'altra metà secondo anno. Noi cercavamo all'epoca, e continuiamo a sostenere questi nostri requisiti, un software, una libreria che ci permettesse di coprire la maggior parte delle tecniche di image processing e di computer vision, del corso, ma anche se voi voleste successivamente al corso per il vostro utilizzo dopo l'università o oltre l'università, che fosse ampiamente utilizzata o comunque uno standard de facto in qualche modo, quindi non un qualcosa di troppo di nicchia che usano 5 persone nel mondo, possibilmente gratis open source, e possibilmente in un linguaggio conosciuto dalla maggior parte degli studenti, con quale creare un'interfaccia grafica e sicuramente capace di gestire l'image processing, il processamento delle immagini in tempo reale, quindi almeno 30 frame al secondo. Quindi prendo da una webcam un flusso video, quindi voglio elaborare le immagini almeno 30 frame al secondo, se non di più. Non un software che, per prendere, che mi riesca a elaborare un flusso video magari a 3 frame al secondo, ma un qualcosa su cui si potesse appunto applicare delle funzionalità e ottenere dei risultati in tempo reale o quasi reale. Allora, ovviamente, alla fine di tutto, partendo da quei requisiti, siamo arrivati a OpenCV e a MATLAB e abbiamo cercato di capire qual era dei de due più adatta per rispondere a quei requisiti e per il corso, e alla fine ci siamo appunto rivolti su OpenCV. Allora, quali sono i vantaggi di OpenCV? Sicuramente ha una certa specificità rispetto al corso, perché OpenCV è stata creata per la Computer Vision Image Processing. Ha le funzionalità, le metodologie per la Computer Vision Image Processing e basta. MATLAB invece, come magari saprete, è abbastanza generico. Non ha solo la parte di Image Processing, ma anche altre funzionalità che non hanno nulla o quasi nulla a che fare con la parte di Image Processing e Computer Vision. La velocità è stato un elemento abbastanza importante nella scelta. Perché con OpenCV si riesce ragionevolmente su, diciamo, tutti i computer o quasi a ottenere, seppur con binding in Python, in Java, quindi che aggiungono complicazione, complessità rispetto alle API in C++ tradizionali, standard, diciamo,
si riesce a ottenere tranquillamente 30, 40, 50, 60 frame processati al secondo per flussi video e permette soprattutto di applicare tecniche di image processing a quel flusso video e avere un output con lo stesso numero di frame al secondo. Quindi è possibile prendere un flusso video e manipolarlo e ottenere in output un flusso video che mantenga almeno 30 frame al secondo, quindi che sia abbastanza in real time. Con MATLAB questo non succede. Con MATLAB il processamento in real time è di circa 4-5 frame al secondo. Quindi è possibile ovviamente prendere un flusso video da 30 frame al secondo, ma quando si applicano delle tecniche di image processing, delle metodologie di image processing su quel flusso video, in output si riesce a ottenere un video fluido solo finché, dove fluido ovviamente è un parolone, solo finché si mantengono i 4-5 frame processati per secondo. Non si riesce a salire molto di più, non si riesce ad arrivare a 30-40 frame al secondo. E OpenCV, essendo una libreria, ovviamente richiede anche meno risorse di sistema di MATLAB, che invece è un ambiente di sviluppo che contiene altre 150 milioni di funzionalità e cose. Ovviamente ci sono anche degli svantaggi. MATLAB è sicuramente più facile da utilizzare rispetto a OpenCV, che è da installare, poi c'è da utilizzare un ambiente di sviluppo diverso e poi eccetera. MATLAB invece è tutto autocontenuto, una volta che è stato installato si può utilizzare. Ovviamente MATLAB è autocontenuto, quindi ha lui stesso all'interno un ambiente di sviluppo in cui è possibile scrivere codice, mentre in OpenCV potete scegliere voi essenzialmente che cosa utilizzare. Un altro svantaggio di OpenCV è la gestione della memoria, molto molto minimizzata nelle versioni attuali di OpenCV, nel senso che nella versione per esempio 1 di OpenCV, tutta la serie 1 diciamo di OpenCV, la gestione della memoria era un grosso problema, adesso molto meno, l'hanno risolto praticamente elegantemente, in maniera quasi automatica, la gestione della memoria. Bisogna ovviamente ancora in alcuni casi fare attenzione a cosa si alloca, cosa non si alloca, eccetera. Perché sotto voi scrivete in Python, voi potreste scrivere in Java, ma sotto c'è sempre C++, con tutto quello che comporta il linguaggio di programmazione. In MATLAB invece tutta la parte di gestione memoria è in un certo senso nascosta da MATLAB stesso, che gestisce tutto. Altri vantaggi, gli ultimi vantaggi di OpenCV sono sicuramente il prezzo. OpenCV è gratis, è open source, potete addirittura contribuire se volete a migliorare OpenCV, mentre MATLAB è a pagamento, anche se il Politecnico ha ovviamente licenze per MATLAB. E OpenCV ha una serie di wrapper per gli altri linguaggi di programmazione, nel senso che se non vi basta Python, Java, Android, iOS, C++, eccetera, e volete utilizzarlo in Ruby, esiste un wrapper di terze parti, non quello di OpenCV, non ufficiale di OpenCV, che vi permette di utilizzare con lo stesso meccanismo per cui scrivete in Python ma eseguite codice in C++, vi permette di scrivere codice in Ruby, in OpenCV. Quindi la stessa libreria OpenCV scritta in Ruby. O addirittura nel mondo .NET. Quindi in C Sharp potete utilizzare la libreria mgcv e scrivere in C Sharp e sotto eseguire in realtà lo stesso codice C++ che vedremo durante il corso in Python. E tutti questi wrapper fanno anche un discreto lavoro nel mantenere gli stessi metodi chiamati nello stesso modo, per quando possibile. Per cui, per esempio, il metodo addWait, quindi un'aggiunta con peso, funziona, si chiama addWait in Python, si chiama addWait in Java, si chiama addWait in C. E in questi wrapper si chiama, con molta probabilità, addWait anche in questi wrapper. Quindi, in un certo senso, la conoscenza è in parte trasferibile, perché in realtà è sempre la stessa libreria scritta in linguaggi diversi, che vi permette di essere manipolate e utilizzate in linguaggi diversi. Inoltre, ovviamente, OpenCV ha un vantaggio che è più simile a framework e librerie di livello industriale rispetto, per esempio, a MATLAB, che invece, di nuovo, autocontenuto. Quindi,
OpenCV rispettava bene questi nostri requisiti, tranne appunto il linguaggio di programmazione conosciuto da tutti. Dopodiché anche MATLAB magari non è conosciuto da tutti, quindi c'è comunque una parte di apprendimento. Però dato che OpenCV è scritto nativamente in C++, potreste chiedervi perché non lo facciamo in C++. Per alcuni motivi molto molto pragmatici, che noi abbiamo sperimentato, perché i primi anni questo corso veniva fatto in C++, in realtà. Prima di tutto, la curva di apprendimento di C++, per chi non conosce il linguaggio, e la curva di apprendimento di OpenCV in C++, per chi non conosce C++, è abbastanza ripida. E questo l'abbiamo sperimentato appunto nei primi 2 o 3 anni in cui insegnavamo questo corso, quando era fatto in C++, in cui organizzavamo dei momenti facoltativi extra ore, extra corso di azzeramento su C++, in cui partecipava in realtà un buon numero di studenti. E questo perché la conoscenza di C++ era nel corso, tra i vostri colleghi, quantomeno in passato, molto molto frammentata e non molto robusta. E il secondo problema di C++ è che le API di C++ esistono da OpenCV 1 e OpenCV 1 è totalmente incompatibile con OpenCV 2 e successivi. E quindi quando si cerca documentazione, quando si cerca un esempio in C++, a volte si trovano librerie C++, esempi di OpenCV 1 che adesso funzionano, ma magari non troppo o non del tutto. E quindi l'esempio magari dei pezzi di OpenCV 1 che continuano a funzionare, ad esempi e dei pezzi che vanno rimpiazzati in una versione più moderna di OpenCV. E questo cosa succede? Succede che quando gli studenti, quando voi e i vostri colleghi cercavano magari delle soluzioni, cercavano magari della documentazione, a volte negli esempi incappavano nelle API di OpenCV 1. E quindi mischiavano pezzi di OpenCV 1 con pezzi di OpenCV 2 o OpenCV 3 o così via. E seppure è possibile mischiare pezzi di queste versioni diverse di OpenCV, è un buon modo per finire nei pasticci, per avere un codice complicato, per avere cose che smettono di funzionare, non si capisce bene perché. Addirittura è possibile utilizzare le API in C di OpenCV con l'API C++. E quindi di nuovo in quegli esempi che dicevo prima, magari si trovavano esempi in C all'interno di codice C++ e quindi con poca attenzione si rischiava di mischiare due linguaggi e di nuovo generare situazioni in cui era complicato capire perché non funzionasse. Il perché non funzionasse era ovvio, perché si mischiavano API diverse, di versioni diverse, parzialmente molto incompatibili di OpenCV. Come risolverlo, a parte riscriverlo, era un altro, riscrivere il programma era un altro discorso. Inoltre, OpenCV 4 e la versione 3 sono quasi estremamente compatibili con OpenCV 2 e OpenCV 3, mentre le API di OpenCV 1 sono attualmente deprecate vengono rimosse, molto vengono rimosse sempre più man mano che il tempo passa. Quindi, questo per dire, OpenCV funziona in C++. Quando voi lo installate sul vostro computer, voi avete anche la versione OpenCV in C++. Noi abbiamo deciso negli anni di utilizzare un linguaggio di programmazione diverso, meno complicato di C++. Fino a qualche anno fa utilizzavamo Java, perché tutti avete un'ottima conoscenza di Java, che ovviava tutti questi problemi. Dall'anno scorso ci siamo mossi su Python, in quanto è un linguaggio molto più snello ed è anche molto più facile e molto più immediato ottenere i risultati che vogliamo nei laboratori, negli esercizi, quindi andare un pochino più anche in profondità su quello che dobbiamo fare senza, come dire, perdersi dietro a certe peculiarità di Java. Vi faccio un esempio. Il primo laboratorio di OpenCV, quello che faremo mercoledì, quello che farete mercoledì, in Java richiedeva per me, quando l'ho rifatto l'anno scorso in Python, quindi facendolo in Java, facendolo in Python, richiedeva la metà del tempo fatto in Python,
e era anche infinitamente più semplice da fare in Python. Questo perché, nonostante OpenCV come metodi siano equivalenti, in Java, soprattutto quando poi abbiamo a che fare con le interfacce grafiche, bisogna fare un certo numero di conversioni tra la versione di OpenCV, tra l'oggetto restituito OpenCV e l'oggetto che si aspettava Java, e poi bisognava gestire thread in un certo modo, eccetera, eccetera. In Python ci sono modalità per fare image processing ed elaborare dati infinitamente più snelle, più pronte in un certo senso di quelle che sono disponibili in Java base, e quindi abbiamo fatto questo cambiamento l'anno scorso, che è andato discretamente bene, e abbiamo continuato quest'anno con Python, facendo queste 3 ore di introduzione e dedicando il primo laboratorio, quello che faremo appunto mercoledì, a OpenCV in Python, dove concettualmente non c'è niente di nuovo per quanto riguarda l'image processing e la computer vision, in quanto il primo laboratorio ricalcherà, questo laboratorio ricalcherà bene o male quello che abbiamo già fatto nel primo laboratorio in GIMP. Quindi avremo a che fare con gli istogrammi, per esempio, avremo a che fare con contrasto, quindi con quei concetti che abbiamo già visto appunto nel primo laboratorio, ma lo faremo invece che con GIMP, lo faremo le parti simili, ma anche ovviamente le parti che diverse, lo faremo in OpenCV e in Python. Il video che seguirà questo servirà appunto anche per darvi degli esempi operativi per partire con quel laboratorio. Quindi è un laboratorio davvero in cui i concetti, le cose nuove da un punto di vista dell'image processing sono veramente ridotte all'osso, quasi inesistenti, perché tutte cose che abbiamo già visto, sia in teoria sia nei laboratori precedenti, ma che davvero è dedicato per 2 settimane, quindi per l'equivalente di 3 ore di laboratorio, all'utilizzo di OpenCV in Python, per poi partire, continuando dopo, più avanti, a fare cose un pochino più complesse, magari cose un pochino più interessanti, che meglio allineate e mappate con quello che vedrete in teoria. Quindi iniziamo con OpenCV in Python. Utilizzeremo Python 3, Python 4, quello che è disponibile nel vostro sistema operativo. Purtroppo OpenCV per Windows, quello che scaricate dal sito OpenCV, ha solo il wrapper per Python 2, non ha un wrapper per Python 3 o per Python 4, che sono molto molto simili. Ma fortunatamente esiste un package per Python che si chiama OpenCV Python. Per cui non vi serve per installare OpenCV scaricare la versione dal sito opencv.org, ma vi è sufficiente una volta che avete installato Python, aprire il prompt dei comandi, aprire il terminale, aprire PyCharm, che vedremo nel prossimo video, e installare, quindi da terminale, digitare pip3 install OpenCV Python e OpenCV contrib Python. Questo scarica, installa e compila, per quando necessario, OpenCV in Python con anche i pacchetti di contrib, quei pacchetti, quei moduli di contributo, questi qui. Quindi il primo OpenCV Python installa, diciamo, questo, OpenCV Contrib contiene anche i pacchetti di Contrib che possono essere utili. E se usate Mac potete anche utilizzare Homebrew e digitare brew install OpenCV. Brew install OpenCV installa OpenCV con tutti i wrapper, incluso il wrapper Python per Python 3. Questo metodo è quello in certo senso che vi consiglio perché funziona su tutti i sistemi operativi, anche su Mac, ed è un pochino più pratico e un pochino più allineato. Alla BIMF, se mai ci andremo, Python è installato in questo modo. Come vi dicevo, OpenCV è modulare ed estendibile e include con quei livelli che abbiamo visto prima algoritmi maturi che sono pienamente supportati nella parte che abbiamo chiamato core, e poi tutta una serie di algoritmi che sono nella parte di contribution, che per i nuovi algoritmi che le persone vogliono condividere, o appunto i contributi che vengono dalla comunità. All'interno di questo OpenCV Core ci sono ovviamente alcuni moduli. OpenCV ha una struttura modulare.
ogni package, ogni porzione, quelle che prima ho chiamato contenitori, include molte librerie che sono o condivise o statiche. Allora, quali sono i moduli principali che noi utilizzeremo e che noi ritroveremo anche quando scriveremo codice? Il modulo ovviamente principale di tutti è il modulo core. Il modulo core contiene le strutture base e gli algoritmi base. Per esempio la conversione tra scala di colori e grigio. E dopodiché c'è il modulo image processing, che noi useremo tantissimo insieme al modulo core, che contiene tutti quegli algoritmi di image processing. Il filtering, gli istogrammi, le trasformazioni geometriche dell'immagine e così via. Esiste anche un modulo di video input-output che serve appunto per gestire l'input-output da video, quindi aprire una webcam, prendere il flusso dalla webcam e così via, e rigenerare eventualmente un flusso e così via. C'è un modulo dedicato all'analisi video, come object tracking, motion estimation, che si chiama appunto video. Esiste un modulo per leggere e scrivere file su disco, che si chiama Image Codex, un modulo per la calibrazione della camera e la ricostruzione 3D, che noi praticamente non useremo durante il corso, che si chiama Calib 3D. Esiste anche un framework, una serie di librerie per le feature 2D, quindi quelli che rilevano le feature, che le permettono di creare nuovi descrittori delle feature, creare dei match, degli algoritmi di matching tra questi descrittori, che si chiama Feature 2D, che noi di nuovo non useremo in maniera, diciamo che video, Calib 3D e Feature 2D non lo useremo durante il corso, mentre gli altri sì. E infine c'è anche un modulo di Object Detection, che vedremo verso il fondo del corso, che serve appunto, contiene una serie di librerie, una serie di metodologie, una serie di proprietà, una serie di descrittori che servono per il rilevamento di oggetti e di altre cose, dove queste cose sono per esempio i volti, gli occhi, le tazze, le persone e così via. C'è un modulo che esiste solo nella versione C, C++ e Python, che si chiama HiGuy, che fornisce funzionalità di interfaccia utente base, molto base, quindi aprire una finestra, visualizzare un'immagine in una finestra, fine. Volete un bottone? Non c'è. Volete fare zoom sull'immagine? Non si può. Quindi estremamente base. Apro una finestra, faccio vedere un'immagine, chiudo la finestra. Più o meno è tutto lì. Esiste appunto solo in C, però passa in Python, in Java non esiste. Ovviamente nelle versioni mobile non esiste. Esiste poi altri tre moduli principali che di nuovo noi non useremo. Uno per il machine learning, che contiene una serie di algoritmi dedicati al machine learning più generici rispetto, per esempio, quelli che possono essere in object detect. E un modulo dedicato interamente ad algoritmi per la fotografia computazionale. E un modulo che ha gli stessi, diciamo, algoritmi. Ha diciamo, una serie di algoritmi di machine learning, ma che utilizzano le reti neurali profondi, invece che metodi più classici, non profondi, di machine learning. In Python tutte le classi, i metodi, le funzioni, le espressioni che ci servono per OpenCV sono all'interno di un modulo Python che si chiama CV2. Quindi, quando dobbiamo prendere qualcosa da Python, da OpenCV, in Python, scriveremo CV2 punto qualcosa. E tutti questi metodi, core, HiGuy, eccetera, sono tutti contenuti nel modulo CV2. OpenCV in Python, e questo è particolare per la versione Python, si appoggia per la struttura dati ha una libreria esterna molto utilizzata per tutta la parte numerica, molto utilizzata per tutta la parte di data analysis in generale, statistica, anche al di fuori dell'image processing, quindi di manipolazione di visualizzazione, di manipolazione di dati, che si chiama NumPy, che vedremo tra poco. Quindi si appoggia ampiamente per le strutture dati e per diverse funzioni da utilizzare su NumPy.
Addirittura NumPy ha delle funzioni che si possono utilizzare in OpenCV che sono più efficienti di quelle offerte da OpenCV. E quindi voi avrete la possibilità di scegliere se per alcune operazioni se usare le funzioni diciamo, native di OpenCV o le funzioni offerte da NumPy. Dato che OpenCV usa le strutture dati, unicamente le strutture dati di NumPy, oltre a quelle di Python standard, ma per diciamo, elaborare le immagini utilizza le strutture dati offerte da NumPy, tutti i metodi NumPy continuano a funzionare anche per OpenCV. Una struttura dati importante che vi voglio citare, ma che non esiste in Python, ma che esiste in tutti gli altri linguaggi, in tutti gli altri wrapper, compresa la versione C e C++ di OpenCV, è l'oggetto mat. Ve lo cito perché l'oggetto mat ha le sue peculiarità, da cui si può tenere in considerazione alcune volte e anche perché a volte nel codice o nella documentazione troverete e questo restituisce un oggetto mat oppure dei nomi di classi, nomi di oggetti che iniziano con mat qualcosa. Ecco, questo mat qualcosa è riferito alla struttura base di OpenCV, la struttura dati base di OpenCV, che come dice il nome mat è una matrice, che nella versione Python è rimpiazzata dall'equivalente di NumPy, però nella versione C++, in cui appunto il binding Python viene convertito, viene utilizzata questa versione mat. Quindi mat è in OpenCV dalla versione 2 successiva, ma non in Python, la struttura dati primaria per contenere ed elaborare immagini. Supera una certa serie di problemi della versione 1 di OpenCV e delle API in C. Ha una gestione automatica, semi-automatica della memoria, sia in C++ che in Java, ovviamente, e ha una peculiarità che è composta da due parti di dato. Mat contiene al suo interno un header della matrice, che contiene informazioni relative alla matrice stessa, larghezza, ampiezza, quanti canali ha, quanti livelli ci sono in questa matrice e così via, e poi i valori del pixel effettivi non sono contenuti dentro l'oggetto mat, ma l'oggetto mat contiene un puntatore, una porzione di memoria che contiene i valori dei pixel. Questo è importante dappertutto, non in Python, perché ovviamente quando noi copiamo un oggetto mat in un altro, bisogna fare attenzione a non copiare solo l'header e il puntatore, un po' come ci capitava per le liste in Python, ma dobbiamo anche copiare i valori di pixel che sono memorizzati in memoria, quindi fare una copia un pochino più vera rispetto a solo copiare l'header e il puntatore, che sia una shallow copy o sia una deep copy, comunque dobbiamo fare una copia diversa, una copia vera e propria, non un'assegnazione. Ma questo appunto in Python ci interessa fino a un certo punto. OpenCV, giusto per iniziare a parlare di qualche metodo specifico, ha una serie di operazioni base per disegnare a schermo, disegnare sulle immagini, il metodo circle disegna un cerchio, che può essere semplice, quindi solo il bordo, oppure riempito di un colore, dato un centro e un raggio, su un'immagine. Quindi dato un'immagine, si può disegnare un cerchio di una certa grandezza, dove volete voi sull'immagine, col metodo circle. CV2, notate CV2, è questo modulo di cui dicevamo prima, CV2.line, disegna una linea tra due punti, ellipse disegna un'ellisse o solo l'ellisse, diciamo, un'ellisse vuota oppure un'ellisse riempita di un colore a vostra scelta, oppure un arco ellittico o un settore di ellisse riempito, così via. Quindi tutto quello che ha a che fare con un'ellisse o una porzione di ellisse. Il metodo rectangle disegna un rettangolo di nuovo o solo il bordo, o anche un rettangolo riempito. Da notare che in questo caso per avere un rettangolo riempito bisogna dare uno spessore del bordo negativo, quindi un rettangolo con spessore 10, con qui scritto 10 disegnerà un rettangolo appunto con un bordo spesso 10 pixel, mentre un rettangolo con bordo meno 5 o meno 100 o meno 1 milione, non importa, disegnerà un rettangolo pieno, quindi riempito di un colore.
OpenCV, oltre a operazioni di disegno, ha anche operazioni base, ovviamente, per leggere e scrivere immagini. In particolare, e queste le useremo tantissime volte, perché manipolando immagini dobbiamo per forza leggerle e scriverle, soprattutto leggerle da disco. E imread, image read, serve per caricare un'immagine da file e ritorna un array NumPy, quindi ritorna un oggetto che è appunto l'array NumPy che contiene la nostra immagine che abbiamo letto, o none, nel caso in cui l'immagine per qualche motivo non sia possibile leggere l'immagine, per esempio perché il path non esiste o l'immagine avete sbagliato a scrivere il nome dell'immagine o l'avete cancellata o cose così. E si scrive imread. Nome del file e dei flag opzionali, quindi qui c'è il path del file, quindi imread prova.jpg per dire. E poi ci possono essere dei flag che sono opzionali, che specificano come l'immagine deve essere letta. Allora, se non ci sono questi flag, l'immagine viene letta così com'è. Se questi flag ci sono, per esempio, imread color, dicono l'immagine deve essere, è un'immagine a colori e deve essere letta come immagine a colori. Anche se l'immagine è scala di grigio, lui comunque la legge come immagine, cerca di convertirla in un'immagine a colori, quindi creare i canali nei rispettivi. IMRead unchange se non volete fare nessun cambiamento all'immagine, quindi se l'immagine ha un canale rimane di un canale, se l'immagine ne ha tre rimane di tre. IMRead grayscale legge l'immagine e cerca di convertirla in scala di grigi. Quindi se avete un'immagine a tre canali a colori, il risultato dell'operazione IMRead con flag imread grayscale, scritto così maiuscolo, che è una costante che vale 0, vi restituirà nella variabile che contiene l'immagine letta un'immagine di un canale convertita in scala di grigi. Ovviamente imread color non funziona allo stesso modo, cioè mentre è possibile da un'immagine su RGB su tre canali ottenere attraverso imread grayscale un'immagine in scala di grigio su un canale, non è possibile da un'immagine su un solo canale in scala di grigi ottenere un'immagine a colori RGB, per il semplice fatto che l'immagine non contiene le informazioni di colore, perché sono in scala di grigio, e quindi non sa, un programma non sa dov'è rosso, dov'è verde, dov'è blu, quali pixel sono colorati in un certo modo. E quindi ovviamente non, mentre questo effettua una conversione da colore a scala di grigio, questo è una conversione effettiva tra colore e scala di grigio, nel senso che da un'immagine a colori che appare a colori ottenete davvero un'immagine che appare in scala di grigio. IMRead color non è possibile ottenere da un'immagine che appare in scala di grigi un'immagine che appare a colori. IMWrite, sempre ImageWrite, salva un'immagine su disco e ritorna un booleano, falso o vero, in base a questo, al fatto che questa operazione sia andata o meno a buon fine. IMWrite ha due parametri, uno è il nome del file da scrivere su disco e l'altro è l'immagine da salvare su questo file. Quindi, per esempio, è possibile scrivere image uguale imread, prova.jpg e poi IMWrite, copia.jpg, img, per salvare l'immagine che abbiamo appena letto. Altre operazioni base sull'immagine. IMShow, image show. Mostra un'immagine. IMShow ha due parametri, uno è il nome della finestra che contiene l'immagine, questo è un metodo offerto da HiGuy, e l'altro è l'immagine da mostrare. Con questo metodo, che è uno dei metodi base di visualizzazione di immagini, si possono creare finestre diverse, l'importante è che abbiano nomi diversi. Quindi si può scrivere IMShow 1, e immagine, e poi IMShow 2 e la stessa un'altra immagine, e questo genererà due finestre che visualizzano l'immagine. Però il metodo preferito e anche più completo in quanto ci permette di avere più funzionalità è quello di utilizzare matplotlib in Python, che vedremo sempre fra poco. Un altro metodo per il processamento delle immagini molto utile che utilizzeremo è questo addWeighted, quello che vi dicevo prima, che come esempio. Quando parlavo del fatto che certi metodi esistono in tutte le versioni di OpenCV, in tutti i binding di OpenCV e si scrivono allo stesso modo. Allora, addWeighted esiste in tutte le versioni, esiste in Python, esiste in Java, esiste in C++, si chiama così la funzione e la funzione in tutti i linguaggi ha questi stessi parametri. Ovviamente qui
il primo parametro sarà un oggetto di NumPy, in Java sarà un oggetto di tipo mat, in C++ sarà un oggetto di tipo mat, ma la funzione è la stessa funziona allo stesso modo. L'add weight cosa fa? Fa una somma, fa un linear blending tra due immagini della stessa grandezza. Fa una somma pixel a pixel tra due immagini con un eventuale peso su questi pixel. Quindi magari i pixel della prima immagine valgono il 50% e i pixel della seconda immagine valgono il 35%. Quindi fa una somma pesata, fa un blending lineare tra due immagini. Per utilizzare add weight, le due immagini, quindi SRC1 ed SRC2 sono le due immagini, questo è il peso da applicare a pixel di SRC1 durante la somma, questo è il peso da applicare a SRC2 durante l'operazione di somma, questo è un terzo parametro che è tipicamente a zero, un fattore correttivo se non vuole aggiungerlo, oltre a questa somma pesata, quindi questo è peso 1 per SRC1 più peso 2 per SRC2 più questo valore che tipicamente viene messo a zero, è di default a zero, e dove viene poi salvata questa immagine. Quindi questa è l'immagine di partenza, queste sono le due immagini di partenza, questa è dove è l'immagine di destinazione che contiene il risultato della somma. Notate che questo è un po' strano in Python o anche un po' strano in Java, in quanto noi ci aspetteremmo di scrivere immagine di destinazione uguale a weight e invece l'abbiamo come ultimo parametro. Questo perché i binding, quello in Python, questo in Java e anche quello in Java, derivano e utilizzano sotto la versione C++ che invece ha questa modalità di restituzione preferita, quindi nell'inserire come valore di ritorno, come valore di destinazione, un argomento da passare alla funzione e non un argomento un parametro da ritornare dalla funzione stessa. Quindi questo capiterà spesso, non capita con emread, ma capita con un sacco di altre funzioni, incluso questa. Quindi sorgente 1 con suo peso, immagine sorgente 2 con suo peso e immagine contenitore che dovrà contenere il risultato di questa operazione. Notate che il linear blending, questo add weight, richiede ovviamente che le due immagini siano della stessa dimensione. Questo perché se noi dobbiamo sommare un'immagine 100% con un'immagine 50x50, a un certo punto questa operazione di somma avrà il pixel 51x51 e 52x52 e così via, che non avrà un corrispondente dall'altra parte, quindi questa somma non sarebbe più possibile perché da quest'altra parte non c'è un valore da cui sommare perché questa immagine è più piccola. Quindi per applicare questo metodo di somma pesata tra due immagini, le due immagini, SRC1 e SRC2, devono avere la stessa dimensione. Ovviamente anche destination avrà la stessa dimensione. Come poi possiamo gestire i video? In OpenCV c'è un oggetto che si chiama Video Capture che apre il video stream di una camera connessa e ritorna un oggetto che è l'identificatore di quella connessione con la videocamera, con la fotocamera. Accetta un eventuale indice del device, quindi della fotocamera, o un nome di un file. Quindi video capture senza parametri, come in questo caso, ha come ID 0 ed apre la prima e tipicamente anche l'unica fotocamera presente collegata al computer. Se aveste due fotocamere potreste scrivere video capture 0 per la prima e video capture 1 per la seconda fotocamera. O un nome di file, video capture il mio film.mpeg apre appunto quel flusso video non dalla fotocamera ma da un video sul computer. E da questo oggetto che ritorna video capture, che possiamo chiamare cap per esempio, abbiamo due metodi, uno che si chiama read e l'altro che si chiama release. Il metodo read serve per leggere un single frame dal flusso video, che sia la camera o sia il video memorizzato su disco. Notate che questa è una peculiarità di OpenCV, notate che un flusso video, dato che un flusso video è composto da una serie di frame visualizzati un certo numero di volte per secondo, facciamo finta 30 frame al secondo, quello che fa questo cap read è leggere un frame. OpenCV è fatto per manipolare immagini, e quindi quello che fa è manipola un frame alla volta, se ci serve.
Quindi se ci serve manipolare il primo frame, possiamo aprire la cattura, leggere il frame e abbiamo finito. Se ci serve manipolare l'intero flusso video, dovremo chiamare questo cap.read 30 volte al secondo per prendere tutti i frame e finché il flusso video non finisce. Quando abbiamo finito le nostre operazioni di lettura, poi possiamo manipolare il flusso video e quant'altro, dobbiamo chiamare cap.release che rilascia, che distrugge in un certo senso questo oggetto video capture e rilascia la camera. C'è anche un equivalente di video capture e read, che sono metodi per salvare un video su disco, per esempio, che funzionano abbastanza bene, diciamo, dipende dai codec che sono installati sul vostro computer per salvare il video, e che si chiamano video write and write. Quindi video write fa il paio con video capture apre un flusso video in lettura, video writer scrive un flusso video, e apre un flusso video in scrittura, e read legge un singolo frame, write scrive un singolo frame nel flusso video aperto in lettura da video writer. È possibile in OpenCV, l'abbiamo già visto per l'IMRead, ma è possibile in generale in ogni momento convertire un'immagine da uno spazio di colori a un altro spazio di colori e ritornare l'immagine nel nuovo spazio di colori attraverso il metodo CVT Color. CVT Color prende un'immagine sorgente e un flag che dice come si vuole convertire questa immagine sorgente e restituisce un'immagine convertita nella nuova scala di colori. Quindi, per esempio, questa prima riga converte un'immagine da RGB, questa qui, deve essere un'immagine RGB, in scala di grigi. Questo qui converte un'immagine da HSV a BGR, dove BGR è come l'RGB, ma col primo e l'ultimo canale invertiti. E quest'ultima converte invece da RGB a BGR, quindi il G rimane il canale centrale rimane lo stesso e questi due vengono semplicemente scambiati. Perché c'è questo metodo RGB to BGR? Perché le immagini in OpenCV utilizzano sempre di default BGR. Questo è importante perché se voi leggete un'immagine in RGB e la visualizzate così com'è, con IMShow per esempio, la vedete con i colori tutti sballati in un certo senso. Perché? Perché voi avete un'immagine in RGB, quindi con, non so, 10 come primo valore di questo canale, 5 come primo valore del secondo canale e 8 come primo valore del terzo canale. Quando la visualizzate, voi la visualizzate in BGR, quindi il 10 che corrisponde al primo pixel rosso, in realtà quando lo visualizzate diventa il primo pixel relativo al blu. Quindi tutti i rossi diventano blu e tutti i blu diventano rossi, mantenendo i loro valori originali. E quindi l'immagine sembra sbagliata, sembra visualizzata in maniera sbagliata. Quindi è sempre opportuno, quando si legge un'immagine in RGB, convertirla in BGR, perché OpenCV assume che le immagini siano in BGR, e quando sono a colori, ovviamente, e di conseguenza, dopo una serie di operazioni in OpenCV in cui si hanno immagini in BGR, perché di nuovo di default sono in BGR, se la modalità di visualizzazione richiede che l'immagine sia in RGB, allora bisogna poi convertire questa immagine da BGR a RGB per visualizzarla in maniera corretta, senza colori falsati. Ok, questo chiude. La parte di base di OpenCV, come dicevo, nel prossimo video vedremo qualche esempio su OpenCV, ma dobbiamo ancora affrontare due argomenti prima di procedere con un esempio e col prossimo video. Il primo è NumPy, quindi quella libreria che OpenCV in Python usa per tutte le sue strutture dati, quindi avremo una piccola overview per quanto riguarda OpenCV. E poi una piccola overview su Matplotlib che ci serve invece per visualizzare le immagini o i flussi video all'interno di OpenCV. Allora, NumPy, che ovviamente è un sito, è una libreria fortemente ottimizzata per ogni tipo di operazione numerica. Quindi in Python è una libreria molto molto utilizzata anche da tutti quelli che fanno data science, data analytics, analisi statistiche, calcoli numerici complessi, eccetera. Fornisce oggetti di tipo array o matrici, che sono array multidimensionali, quindi matrici,
ad alte performance e ovviamente tutta una serie di strumenti per lavorare con questi array multidimensionali ad alte performance. NumPy, dato che è molto utilizzato per le operazioni numeriche, è ovviamente alla base di tutto lo stack scientifico di Python. Ed è forse in un certo senso molto più utilizzato di OpenCV all'interno di Python. Come vi dicevo, tutte le strutture dati di OpenCV utilizzano gli array NumPy e sono convertite da e a gli array NumPy. Quindi ogni operazione di OpenCV in Python ci restituirà questi array multidimensionali NumPy, che sono l'equivalente del nostro oggetto mat che vi ho raccontato prima. Quindi una matrice e eventualmente anche su più dimensioni. Quindi per un'immagine RGB avremo una matrice che corrisponde a tutti i pixel rossi, una matrice che corrisponde a tutti i pixel blu e una matrice che corrisponde a tutti i pixel verdi. E come utilizziamo NumPy in Python? Dobbiamo installarla con pip, quindi come facevamo pip 3 install OpenCV meno Python. E se non è installato, cosa che dovrebbe installarsi di default installando OpenCV Python, quindi con la metodologia, con quelle istruzioni che vi dicevo, pip3 install OpenCV meno contrib meno Python, dovrebbe anche installarsi in NumPy come dipendenza, ma se usate altre metodologie per installare OpenCV, dovete probabilmente installarlo a mano con pip, quindi scrivendo pip3 install NumPy. E poi nel codice lo si importa come modulo e tipicamente lo si importa come, lo si rinonima a np per comodità di scrivere. Quindi la libreria si chiama NumPy, quindi import NumPy, as np, giusto come scorciatoia per non scrivere tutte le volte NumPy nel codice che verrà sotto, si scrive np. Le strutture base che ci servono soprattutto a noi in OpenCV sono queste tre. Np array, che appunto, come vedete, è un array, in questo caso di 5 elementi, che è un'alternativa più efficiente, più performante della lista normale in Python, e in più, come vi dicevo, è multidimensionale. Quindi, per esempio, questo NPArray, aperta quadra, 1, 2, 3, virgola, 4, 5, 6, in realtà crea un array su due dimensioni. Quindi da cui la prima dimensione è questa, la seconda dimensione è 4, 5, 6. E altri metodi interessanti e utili sono questo zeros e questo high. Questo zeros accetta, e anche questo one. Questo zeros accetta due parametri, accetta un parametro, vedete, un parametro solo, come tupla, separato da virgola, dove nm, e np1, ha lo stesso signature, ma si chiama once invece che zero. Cosa fanno? Questi generano una matrice n per m che è riempita interamente con degli zero o con degli uno. Quindi non generano un'immagine, non manipolano un'immagine, ma se avete bisogno di una matrice tutta piena di zeri, anche fosse 500x500, o una matrice tutta piena di uni, di nuovo, anche fosse 500x500, questi metodi la generano. Esiste anche il metodo high, n, che, con parametro n, che ritorna una matrice identità con della dimensione specifica, quindi n per n. Quindi una matrice, giusto per ricordarla, piena di zeri, tranne gli 1 sulla diagonale. Ci sono poi una serie di operazioni base disponibili, la somma tra array, dove quindi x e y sono array, che possono anche essere multidimensionali, come definiti qui, per esempio. Quindi una somma che si può scrivere come np.add oppure array1 più array2, sottrazione, metodo subtract oppure usare il simbolo meno, multiply o usare il simbolo per, divide col metodo o usando appunto operazione divisore e per esempio radice quadrata come sqrt di x, dove x è ovviamente sempre una matrice. Tutti questi è un array multidimensionale su eventualmente più righe più colonne. Tutti questi sono
si applicano le regole della matematica matriciale, ovviamente, per effettuare queste addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni. Esiste anche un metodo punto T, o meglio una proprietà punto T, che traspone la matrice. Quindi, data una matrice, dato un array X, scrivendo X punto T, ottenete in risultato, in output, la matrice X trasposta. È anche possibile effettuare una copia tra array, ovviamente una copia non un'assegnazione, quindi non un second uguale origin, ma una copia vera e propria di tutti i valori contenuti dentro l'array. Quindi quando abbiamo bisogno di passare, per esempio, da un'immagine, vogliamo magari memorizzare un'immagine da qualche parte e poi manipolare questa seconda immagine senza modificare quella originale, allora possiamo fare np.copy l'immagine in second e poi manipolare, cambiare il colore, per esempio, di questa immagine second. C'è anche, ovviamente, oltre all'addizione, sottrazione, moltiplicazione, diciamo pixel a pixel o valore a valore di matrice, ci sono anche le moltiplicazioni tra array, punto dot o matrici, che si possono scrivere in questi due modi, sono equivalenti, quindi o np.doc prima array, prima matrice, secondo array, seconda matrice da moltiplicare, oppure prima array, punto dot il secondo, oppure la somma, che realizza la somma di tutti gli elementi di un array X, eventualmente specificando di quale asse si vuole effettuare la somma. Quindi axis 0 calcola la somma di tutti gli elementi interni all'array X lungo le colonne, axis 1 lungo le righe. ReShape prende di nuovo una matrice M e una nuova dimensione di questa matrice, eventualmente A e B, 5x5, 8x5, e cerca di cambiare la dimensione di questa matrice in queste dimensioni nuove. Quindi se la matrice è 10x10, m.reshape 5,5, vi cerca di ottenere una matrice M non più grossa 10x10, ma grossa 5x5. Notate che di nuovo questo è un parametro unico ed è una tupla. Una caratteristica degli array di NumPy, a differenza delle liste in Python, è che ogni array di NumPy è una griglia di elementi dello stesso tipo. Quindi, mentre una lista di Python poteva avere, come ricorderete, un numero, virgola, una stringa, virgola, un boolean, in NumPy, fortemente orientato al calcolo scientifico, ogni array è per forza un elemento di uno stesso tipo. Nel nostro caso sarà un elemento di numeri, il nostro elemento saranno i numeri, il tipo sarà un numero. Quindi non si possono mischiare all'interno di un array NumPy tipi diversi. NumPy, per questo motivo, fornisce anche un insieme molto ampio di tipi di dato che possono essere utilizzati per costruire gli array. Se non glielo specificate durante la creazione di un array, no? Abbiamo visto np.array 1, 2, chiuso, genera un array come primo valore 1 e come secondo valore 2. Se non lo specificate, NumPy cerca di indovinare, come fa Python, qual è il tipo di dato quando crea un array, usando quello più specifico, quello più adatto secondo lui, oppure si può anche specificare il tipo di dato, perché magari si sa già che certe operazioni avranno bisogno di un tipo di dato diverso. Quindi in questo caso, per esempio, creiamo un array con dentro 1 e 2, quindi due valori, il primo è 1 e il secondo è 2, e gli specifichiamo che il tipo, la proprietà di type, deve essere uguale a np.int64. Quindi questi non sono interi normali, sono interi su 64 bit. Questo ha un modo anche alternativo di scrivere, è semplicemente np.array, array da creare, virgola, senza tutto questo, solo virgoletta e solo tra virgolette come secondo parametro il tipo. Questi sono equivalenti di type uguale np.int64 o aperta virgoletta, int 64, chiusa virgoletta. Ora, dato che in OpenCV le immagini sono memorizzate come matrici in questo oggetto array,
Tutte le, i metodi e proprietà che abbiamo visto finora si possono applicare, la somma, la trasposizione, la matrice identità, eccetera. Facciamo qualche esempio. Per accedere o modificare dei singoli valori di pixel, si può scrivere array, aperta quadra, indice, virgola, indice. Quindi questo cosa fa? Accede a al pixel contenuto alla coordinata 100-100 della nostra immagine. Questo si può leggere se noi mettiamo qui un variabile uguale image 100,100, oppure si può scrivere image 100,100 uguale 5. Quindi andiamo a mettere alle coordinate della nostra immagine 100-100 il valore 5. Ovviamente immaginiamo che la nostra matrice sia in scala di grigi. Questo però è un modo abbastanza lento ed è scoraggiato da NumPy per essere utilizzato, soprattutto se la matrice è molto grossa. E un modo alternativo migliore per farlo è invece di scrivere image e chiamare direttamente le coordinate, utilizzare il metodo item. Quindi image, il nostro oggetto array, punto item, coordinata, quindi colonna, riga e basta. Quindi l'equivalente di quello sopra è image.item 100,100 e accede o rimpiazza il pixel 100,100. Se noi vogliamo accedere al, per esempio, al secondo canale, al terzo canale, al rosso, in un'immagine BGR, possiamo anche scrivere virgola 2. Quindi questo accede al pixel, nel caso delle immagini, alla posizione 100% sul canale numero 2, quindi sul rosso. Se mettessimo virgola 0 accederemo al primo, se mettessimo virgola 1 accederemo al verde e se mettiamo con virgola 2 accendiamo al rosso. Senza niente si accede, è come se accedessimo al primo. Ovviamente, sempre ereditando da NumPy, le proprietà delle immagini includono il numero delle righe, il numero di colonne, quanti canali sono, il tipo dell'immagine e quant'altro. Quindi image.shape ci restituisce lo shape di un'immagine. Quindi quanto è grossa l'immagine, in questo caso 342x448, e quanti canali ha questa immagine, in questo caso 3, per esempio BGR. Se ci restituisse solo 342,548, vorrebbe dire che l'immagine ha un canale solo ed è in scala di grigi. Ci potrebbe restituire anche la dimensione dell'immagine, intesa come il numero totale di pixel dell'immagine, quindi 562.248. E image.dtype ci restituisce il data type dell'immagine, in questo caso è un intero senza segno su 8 bit. Queste informazioni possono esserci utili se vogliamo capire, per esempio, la dimensione dell'immagine o vedere il data type per poterlo cambiare in un altro data type. Altri metodi interessanti, fatemi saltare il primo pezzo. Possiamo, dato che noi tipicamente avremo immagini su tre canali, possiamo dividere questi tre canali in tre array separati. Quindi invece di avere un'unica matrice multidimensionale con il canale rosso, verde e blu, possiamo attraverso il metodo OpenCV split, passando un'immagine in BGR, per esempio, ottenere in risultato tre array NumPy, ognuno dei quali contiene solo i pixel del canale corrispondente. Quindi se image in BGR potremmo avere un array che per caso, per semplicità, io ho chiamato B, che contiene tutti i valori del primo canale, G che contiene tutti i valori del secondo canale, R che contiene tutti i valori del terzo canale. Ovviamente, come OpenCV ci permette di splittare, di dividere l'immagine sui tre canali o sui canali che ha, se ce n'è uno solo, ovviamente è un'operazione che non ha tanto senso, ci permette anche col metodo merge di fare l'operazione apposta. Dati tre array, B, G, R, possiamo ottenere un nuovo array che stavolta sarà composto dalla combinazione, quindi un array, una matrice, che di nuovo avrà, invece di avere una matrice con un canale solo, un canale per il blu, un canale per il verde, un canale per il rosso, in MG avremo una matrice che comprenderà tutti questi tre canali.
L'alternativa allo split, a questo metodo split, non a questo metodo merge, in NumPy esiste ed è anche più veloce, ed è questo, ed è scriverlo così. Quindi ovviamente bisogna farlo 3 volte. Se noi vogliamo recuperare solo il primo canale, possiamo fare, partendo dall'immagine, uno slicing di tutti i valori. Tra 0 e l'ultimo elemento della colonna, virgola, tutti i valori tra 0 e l'ultimo elemento della riga, della nostra matrice, virgola 0 per prendere il primo canale. E questo ci salva in B una matrice grossa, una copia della matrice identica, quindi una copia vera, non un'assegnazione, della matrice identica, diciamo 0,100, 0,100, per semplicità, sul canale blu. Vogliamo rifarlo, img. Slicing di colonne, slicing di righe, virgola 1 per il canale verde, virgola 2 per il canale rosso. È ovviamente possibile utilizzare questa operazione anche alla sinistra dell'uguale, e quindi potremmo anche scrivere che l'email che noi vogliamo per tutte le righe, tutte le colonne, per tutte le colonne, per tutte le righe di quell'immagine, ma solo per il canale numero 3, quindi il rosso, mettere tutti i pixel a 0. Quindi mentre questo fa una copia del primo canale, lo memorizza in B, questo mette 0 all'interno di tutti i pixel su tutte le colonne, su tutte le righe, solo di quello specifico canale. Un'altra funzionalità che ci interessa e che è importante è questa region of interest. Allora, che cos'è la region of interest? Fatemi fare un disegnino, spero. Allora, immaginiamo di avere questa sia la nostra immagine. Immaginate che sia rettangolare davvero, che sia un'immagine, non lo so, 100%. Ora, sempre immaginiamo, fatemi cambiare colore, che noi dobbiamo fare una somma pesata, che è una cosa che ci servirà nel laboratorio, tra questa immagine e questa immagine, che è un'immagine 20x20. Allora, noi sappiamo che la somma pesata funziona solo tra immagini della stessa grandezza, e quindi non possiamo fare una do weight tra questa rossa e questa blu, perché sono grandi diversamente. Però noi vogliamo fare questa somma, perché per esempio vorremmo prendere questo quadratino blu e metterlo, magari le proporzioni non sono giuste, e metterlo qui. Vorremmo, per esempio, come viene chiesto nel laboratorio, mettere un logo sul flusso video. Immaginate che questo, come fosse un canale televisivo, questo è il vostro video, volete metterci il logo di canale 5 e qui. Quindi questo deve cambiare, il logo ovviamente è un'immagine statica che rimane fissa e non cambia mentre quello che vedete qui cambia. Allora, nel laboratorio voi avrete il flusso video preso dalla vostra webcam, per esempio, e qui avrete il logo del Politecnico che rimane sempre fisso ed è applicato sopra questo. Allora, dato che questo è grosso 100% e questo è grosso 20x20 e a noi serve effettuare questa operazione, che potrebbe essere qui, ma potremmo anche decidere, no, che quella stessa immagine potremmo metterla qui, non è un problema. L'importante è che questa è sempre 20x20, quindi la stessa immagine, potremmo scegliere dove metterla. Noi vogliamo fare la somma pesata tra questa immagine grossa e questa immagine piccola. Come possiamo fare? Possiamo utilizzare la regione di interesse, cioè dire cara immagine grossa, io voglio fare un'operazione che è grossa 20x20, vorrò fare un'operazione che è grossa 20x20, che con te grossa che sei, con te 100% non posso fare, ho bisogno di prendere solo un pezzettino di te. Però non voglio tagliare, non voglio buttare via il resto dell'immagine. Voglio solo prendere, in un certo senso, il riferimento a quest'ultimo pezzettino 20x20. Allora, come faccio a prendere il riferimento a quest'ultimo pezzettino? Faccio in questo modo. Quindi questa è la nostra immagine img, questa 100%, in questo caso è più grossa, nell'esempio è più grossa. E facciamo finta che questa immagine sia 340x390. Voglio prendere gli ultimi pixel. 300, gli ultimi pixel, gli ultimi 60 pixel di questa immagine sulle colonne, gli ultimi 60 pixel di questa immagine sulle righe e memorizzarli in una variabile che chiamo palla. Quindi
Quindi voglio prendere questo pezzettino dell'immagine rossa, per esempio, e lo metto in una variabile che chiamo palla. Perché? Perché nell'immagine originale c'è una palla o perché, per esempio, perché nell'immagine originale c'è una palla in questa posizione, quindi voglio ritagliare questo pezzettino per manipolare solo questo pezzettino. Quindi l'ho presa e posso fare anche l'operazione opposta. Quindi posso prendere la nostra palla, che è grossa 60x60, e andarla a mettere in un'altra immagine che sarà incredibilmente grossa 60x60. Oppure posso fare una somma pesata tra palla e l'immagine 20. Quindi nel caso dell'esempio, di questo esempio rosso, noi potremmo scrivere area inferiore, angolo destro, uguale img. 80 due punti 100, se immaginiamo sia 100% e questo sia 20x20, e 80 due punti 100, quindi ritagliare quest'area 20x20 qui, e poi scrivere somma pesata di palla o di questa immagine che abbiamo chiamato angolo in basso a angolo destro, somma pesata di angolo destro con l'immagine, un'altra seconda immagine che abbiamo chiamato logo. Quindi la regione di interesse, per riassumere, è ritagliare un'area su un'immagine più grossa, tipicamente per fare altre operazioni, ma non è un ritaglio nel senso che tagliamo quel pezzo di immagine, è più un evidenziare all'interno di un'immagine, fare un riferimento, fare estrarre momentaneamente solo quel pezzo dell'immagine, far finta che tutto questo dell'immagine non esista per poter manipolare solo una porzione più piccola. Infine, Matplotlib. Matplotlib è una libreria generica in Python per stampare, per fare plotting in due dimensioni, con una serie di metodi di plotting diversi, il display, lo zoom, eccetera. È molto molto complessa e ha questo sito Matplotlib. E noi ci focalizzeremo su questo modulo specifico, matplotlib.pyplot, che fornisce un sistema di plotting simile a quello di MATLAB, quindi abbastanza facile da utilizzare e veloce. Questo perché? Perché in Python le immagini di OpenCV possono essere facilmente stampate e Matplotlib fornisce delle funzionalità più avanzate di quanto abbiamo visto fornisce IMShow o gli altri metodi della iGUI. Come possiamo utilizzare Matplotlib? Beh, come prima, se non abbiamo fatto pip3 o se non è disponibile, pip3 install Matplotlib. E poi nel nostro software, dato che noi, il nostro programma, il nostro codice, dato che noi useremo solo Pyplot, scriveremo matplotlib.pyplot, di nuovo rinominandolo come plt, perché tutto questo è molto lungo da scrivere. Matplotlib ha alcune funzioni. Noi andremo a vederne due solo, e poi questo video terminerà prima di iniziare il prossimo. La funzione più importante è plot, che richiede due step obbligatori. Uno, stampare i punti dell'immagine. plt.plot x,y stampa i punti. Se abbiamo un'immagine, invece di usare plot, scriviamo plt.imshow, img. Per un'immagine, diciamo sono equivalenti, cambia il nome solo perché questo è per i punti e questo è per l'immagine. E IMShow ci ricorda l'IMShow dell'iGUI, ma questo è l'IMShow di Matplotlib. Quindi, prima di tutti, stampiamo e plottiamo i punti o l'immagine, dove li plottiamo internamente, e poi gli diciamo a Matplotlib di mostrare questo grafico che abbiamo plottato. Quindi, due passaggi: uno, come dire, preparo il plot e secondo mostro il plot o l'immagine. E se si vuole, agendo sulla proprietà plt, si può anche aggiungere un titolo a ognuno di questi plot. Quindi immagine 1, immagine 2 e quant'altro, che appariranno all'inizio della finestra che conterrà appunto l'immagine o i punti stampati. Se si vuole,
si possono anche plottare cose diverse nella stessa figura, nello stesso contenitore. Allora, quando facciamo queste operazioni, cosa fa Matplotlib? Crea un oggetto che si chiama figure e dentro ci mette un unico plot, o un unico yamshow, comunque un'unica stampa, diciamo. E esiste anche una funzione subplot che utilizza un'unica figura, esattamente come prima, ma per mettere al suo interno più di un plot. Quindi avere un'unica finestra che si apre con dentro 2, 3, 4, 50, quanti ne volete di plot. E come facciamo a stampare un plot alla volta in questa figura più ampia? Gli diciamo in quale riga e in quale colonna e qual è il subplot attivo di questo che vogliamo utilizzare. Quindi vogliamo fare un subplot di 2x2, due righe e due colonne, e quello specifico. Plot lo faremo, lo specifico plot che scriveremo dopo con YemShow per esempio, lo faremo all'indice 0, quindi prima riga, prima colonna. Potremmo fare con un altro plot all'indice 2, prima riga, seconda colonna e così via. Notate solo, di nuovo, che mentre OpenCV usa BGR come spazio di colori di default, Matplotlib usa RGB come il resto del pianeta. E quindi abbiamo bisogno sempre di convertire un'immagine manipolata o letta da OpenCV in RGB per prima di stamparla, con ovviamente CVT Color, quindi il metodo di OpenCV che si chiama CVT Color. Per stampare immagini, se voi non passate parametri a YemShow, passate solo l'immagine, YemShow stampa un'immagine a colori. Se volete stampare un'immagine a scala di grigi con YemShow, dovete obbligatoriamente, altrimenti vedete un pessimo risultato sullo schermo, perché Matplotlib interpreta l'unico canale come fosse rosso. Avete bisogno di dirlo a Matplotlib, o vedere errore, dipende, dalla versione specifica. Avete bisogno di informare Matplotlib che l'immagine che state per stampare è in scala di grigi e non è quella rossa. Quindi YemShow, immagine da stampare, virgola, CMAP uguale, quindi color map uguale gray. Oppure, come abbiamo visto anche prima, basta solo gray con le virgolette. In questo caso si informa Matplotlib che l'immagine che avete passato è un'immagine in scala di grigi.